97 e 60. Che vuol dire? Sei perfetto. C'è una saturazione perfetta. Siamo qui in farmacia per parlare di uno strumento molto importante in questo periodo di Covid, il pulsossimetro o saturimetro, che serve per la misurazione dell'ossigenazione del sangue. È un dispositivo medico che consente di misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue, a livello il sangue arterioso a livello periferico. È uno strumento molto semplice, è formato da una sorta di pinza, dove c'è da una parte un LED che emette due tipi di luce, luce rossa e luce infrarossa. Dalla parte opposta c'è invece un rilevatore ottico. Come funziona? Si inserisce il dito all'interno dell'apparecchio e tramite un algoritmo matematico questo è in grado di andare a misurare la quantità di ossigeno legata al sangue. Si ottiene quindi una percentuale che è un indice della capacità polmonare dell'individuo, di quanto cioè siamo in grado di trasportare ossigeno, quindi di quanto bene funzionano i nostri polmoni. Un paziente affetto da Covid, laddove sviluppi delle complicanze, diminuisce in modo significativo la percentuale appunto di ossigeno rilevata a livello periferico, perché i polmoni vanno incontro a delle complicanze, come per esempio una polmonite interstiziale. In questo caso l'efficienza respiratoria sarà peggiore e viene rilevata dall'apparecchio. Un livello di saturazione che sia intorno al 99% è un livello ottimale in una persona sana. Quindi facciamo una prova con il rilevamento contemporaneo anche dei battiti del cuore. Esatto. SpO2 significa appunto saturazione dell'ossigeno a livello periferico e come vediamo è a 98, quindi perfetta, mentre BPM stanno a significare battiti per minuto ed è la sua frequenza cardiaca che è di 76. Comincia ad essere un valore degno di nota quando la saturazione dell'ossigeno arriva intorno ai 94-92%. E chi di noi voglia tenerlo in casa per monitorare la propria funzionalità polmonare, possiamo stare sereni fin quanto la saturazione è sopra il 96%, quando scende intorno ai 90-92 è opportuno allora chiamare il nostro medico.